Ciao cari amici del canale Tao Power Life, oggi pratichiamo Qigong. Pratichiamo una sequenza di esercizi utili allo scioglimento delle braccia, delle articolazioni delle braccia, quindi del polso, del gomito e delle spalle, e utili anche a sciogliere un'area particolarmente piena di tensione, perché è quell'area che assorbe le tensioni maggiori, cioè la parte alta del nostro torso, laddove si concentrano maggiormente le tensioni prodotte dallo stress o prodotte anche da una posizione prolungata mantenuta durante il giorno. Ecco, noi andiamo quindi a sciogliere queste parti con questi esercizi di Qigong perché laddove la parte del corpo è sciolta, l'energia circola meglio, non si creano blocchi e quindi se l'energia circola, circola meglio anche il sangue e il corpo è più in forza e più in salute. Allora, il primo esercizio è uno dei migliori per lo scioglimento delle articolazioni delle braccia, delle spalle e del dorso, si chiama l'esercizio del pendolo. Noi andiamo ad aprire quindi i piedi e a distanziarli alla stessa distanza delle spalle, come andiamo a fare un'apertura V, poi ci solleviamo sulle punte dei piedi e andiamo ad atterrare. Questa è l'apertura ideale che corrisponde all'ampiezza delle spalle. Poi andiamo a piegare il nostro torso in avanti fin tanto che non raggiunge una posizione parallela al terreno e andiamo poi a rilassare le nostre braccia, il nostro collo e la nostra testa in questa posizione. Quindi è tutto rilassato e andremo a fare delle oscillazioni con le braccia che partono dalle nostre anche queste oscillazioni e dalla parte bassa della schiena. Ne faremo 12 e faremo due serie da 12 oscillazioni. Ci mettiamo quindi in questa posizione e cominciamo ad oscillare come un pendolo. Seguiamo la testa e il movimento. La testa è abbandonata, il collo pure. Adesso lasciamo che il movimento ritorni lento. Ci fermiamo. Ritorniamo su e facciamo una seconda serie da 12 oscillazioni. Il torso è parallelo al pavimento, lasciamo cadere la nostra testa, le nostre braccia e cominciamo ad oscillare. Rimaniamo giù, abbandoniamoci completamente. E ritorniamo su in posizione. Passiamo al secondo esercizio, molto molto utile per sciogliere le tensioni sulle spalle. Andremo a fare delle piccole rotazioni all'indietro e poi in avanti. Ne faremo sempre 12. Quindi andiamo a farle alternate. E la spalla che sale, che scende, quando scende una spalla sale l'altra, ne faremo anche qui 12, prima all'indietro e poi le faremo in avanti, quindi 4, 5, 6, 7. Se vogliamo aumentare l'efficacia dell'esercizio, andremo quando sale la spalla a salire anche con il piede, in questo modo. Andiamo ad aumentare l'ampiezza dei cerchi che disegniamo con il movimento di rotazione delle spalle. Ora andiamo invece in senso nella direzione contraria, quindi in avanti. Possiamo oscillare, possiamo ruotare soltanto le spalle, oppure accompagnare il movimento di rotazione con il piede che sale quando sale la spalla. E nel tempo dovremo tendere ad aumentare l'ampiezza di rotazione. Ora,
Facciamo un ultimo esercizio che è utile per allentare le tensioni della spalla e della parte superiore del tronco posteriore, quindi da dove si concentrano le tensioni. Andiamo ad avvicinare le nostre mani e a unirle, quindi le mani si avvicinano, si uniscono nella parte posteriore del tronco. Una volta che abbiamo le mani unite, andremo a fare delle rotazioni, tre in avanti e tre all'indietro con le nostre spalle. Quindi uniamo le due mani, andiamo ad allungare bene le nostre braccia. Questi sono esercizi che mettono, non solo liberano le articolazioni delle braccia, ma allungano e stirano anche i meridiani energetici che percorrono le nostre braccia, quindi stiamo contemporaneamente apportando un vantaggio fisico, quindi alle nostre articolazioni, e conseguentemente anche un vantaggio energetico, perché se il canale è diciamo aperto perché è disteso, se l'energia circola liberamente perché non incontra blocchi laddove molto spesso si creano, cioè in corrispondenza delle articolazioni, allora stiamo facendo anche un lavoro interno, stiamo migliorando la nostra circolazione energetica, lavoriamo internamente perché sappiamo che i meridiani energetici sono collegati a organi interni, no? Polmoni, cuori, gli organi diciamo che lavorano sulle braccia sono proprio i polmoni, il cuore, l'intestino tenue, l'intestino grasso, i polmoni e il triplice riscaldatore. E quindi stiamo facendo un lavoro anche di rafforzamento e che porta dei benefici sugli organi interni. Allora, riprendiamo il terzo esercizio e quindi uniamo le mani e andiamo a fare delle piccole rotazioni. Nel momento in cui facciamo rotazioni, dobbiamo cercare di andare ad avvicinare i gomiti che non si toccheranno perché non possono toccarsi con un movimento di rotazione di questo tipo, però la tensione che dobbiamo simulare è quella di avvicinare nel movimento di rotazione il più possibile i gomiti tra di loro. Se facciamo così, il movimento è corretto e andiamo ad apportare il beneficio non soltanto alle spalle, ma anche alla parte superiore del torso, per liberare, sciogliere e quindi per liberare la parte, l'area delle nostre tensioni. Quindi facciamo tre all'indietro, apriamo il petto e tre in avanti. Adesso ne facciamo ancora altre tre e tre in avanti. Adesso lasciamo andare le nostre braccia, le nostre tensioni e dopo aver lavorato quindi sulle articolazioni delle braccia, quindi sulle spalle e sulla parte del dorso, andiamo a fare quell'esercizio che è molto utile, che serve a smaltire quindi le tossine del nostro corpo e che produce quindi un effetto molto positivo sulla nostra pelle. Andiamo ad oscillare tutto il nostro corpo, creando un movimento che parte dalle ginocchia e si espande su tutto il corpo. Abbandoniamo le braccia, abbandoniamo la testa, il movimento parte dalle ginocchia e andiamo ad oscillare il corpo. Abbiamo già smosso e liberato le articolazioni attraverso i tre esercizi. Ora andiamo a lavorare complessivamente su tutto il corpo, quindi anche sulle braccia, per liberare il nostro corpo dalle tossine e altri scarti di rifiuto che attraverso il miglioramento della circolazione energetica e del sangue vengono più facilmente espulsi. Questo è un esercizio molto utile che dovremmo effettuare tutti i giorni, quest'ultimo. Gli antichi maestri taoisti consigliano 10 minuti di questo esercizio per avere effetti positivi sulla nostra pelle e sul nostro organismo. Ha un effetto depurativo. Ok?
oltre che stimola anche questo esercizio una migliore circolazione del sangue. Per finire facciamo un altro esercizio, un esercizio che va a stimolare l'energia sugli organi interni della parte del tronco. È un esercizio che lavora diciamo, sulle tre sezioni del corpo, quella che va diciamo, dalla testa al diaframma e quindi laddove ci sono alcuni organi vitali importanti come i polmoni, il cuore, nella testa e il cervello. E sono le tre sezioni, poi quelle che vanno dal diaframma, la parte che va dal diaframma, quindi all'ombelico, dove abbiamo il fegato, abbiamo lo stomaco, abbiamo quindi il pancreas, e poi la parte inferiore invece dall'ombelico in giù, dove abbiamo l'intestino, e quindi abbiamo la prostata piuttosto che l'utero, abbiamo i reni, abbiamo altri, l'intestino grasso e tenue, tutti organi importanti, anche la vescica. E quindi questo esercizio ci permette di andare a nutrire i nostri organi vitali portando l'energia in queste tre zone molto importante, molto importante. Come faremo? Andremo a posizionare una mano in corrispondenza dell'ombelico e l'altra in corrispondenza invece del diaframma superiore, quindi un pochino sotto allo sterno in questo modo e manteniamo così la posizione, quindi abbiamo lavorato con i primi tre esercizi per lo scioglimento delle spalle, abbiamo liberato quindi le spalle ma anche il dorso dalle tensioni, poi abbiamo smosso tutto il corpo per liberarlo dalle tossine e adesso stiamo nutrendo gli organi vitali attraverso questo esercizio di Qigong. E che è un esercizio che va a lavorare sulle tre aree del corpo, il San Shao, le tre zone, e in corrispondenza delle quali abbiamo gli organi vitali. Quindi abbiamo suddiviso la testa e il tronco in tre zone e questo esercizio ci permette di andare a nutrire portando energia degli organi vitali. È un esercizio che può essere mantenuto per produrre, per avere un'efficacia maggiore almeno 30 minuti. Quindi ci mettiamo in un luogo appartato, silenzioso, in cui possiamo liberare il nostro corpo dalle emozioni, dai pensieri. La respirazione è naturale e manteniamo semplicemente questa posizione. Andremo a vedere come il nostro corpo, le nostre mani, e cominciano a diventare calde, abbiamo una concentrazione quindi di calore e di energia in questa zona che è utile perché va a nutrire i nostri organi vitali. Sciogliamo ora la posizione, manteniamo le braccia quindi che pendono ai lati, chiudiamo gli occhi e andiamo a respirare, inspirando col naso ed espirando con la bocca. Percepiamo le sensazioni della nostra pratica di Qigong, i benefici che abbiamo dato al nostro corpo. Per concludere, andiamo a fare un sorriso interno, quindi andiamo a sorridere ai nostri organi e andiamo quindi ulteriormente a caricarli di energia, perché l'energia del sorriso è l'energia dell'amore rivolta ai nostri organi che incessantemente lavorano per noi. Non solo gli sorridiamo, ma li ringraziamo per il lavoro che fanno tutti i giorni.
prescindendo dalla nostra volontà. Ok, riapriamo adesso gli occhi e abbiamo visto come questi esercizi hanno liberato quindi il nostro corpo dalle tensioni, hanno liberato anche le nostre articolazioni. Sentiamo le nostre braccia, le nostre mani molto calde. Perché? Perché abbiamo aperto i nostri canali energetici, il sangue circola meglio, abbiamo liberato il nostro corpo delle tossine, le abbiamo smosse, poi abbiamo nutrito i nostri organi interni con la posizione del Sanjiao, quindi che ha dato energia, ha canalizzato l'energia in corrispondenza degli organi vitali. Sì, perché l'energia tende a disperdersi. E in questo modo invece a disperdersi sulle estremità per poi andare fuori dal corpo, in questo modo noi l'abbiamo riconcentrata laddove è importante, cioè in corrispondenza degli organi vitali. E se il video vi è piaciuto, mettete un like e condividete queste pratiche perché sono pratiche semplici, ma sono pratiche molto utili che sono state a noi trasmesse dagli antichi maestri taoisti di Qigong. E l'intenzione quindi del canale è quello di condividerle con il maggior numero di persone per portare queste tecniche che prima erano segrete nelle case e a disposizione di tutti per il benessere di tutti. E quindi condividete, condividete, condividete. Se poi diciamo, la pratica costante di questi esercizi vi porta dei benefici, allora perché no? Mettete in commento la descrizione di ciò che avete provato, delle sensazioni positive che mi avete ricevuto, perché è importante portare l'attenzione di tutti e gli effetti benefici che queste pratiche millenarie continuano ancora ad apportare e che noi condividiamo. E noi ci vediamo alla prossima pratica di Tao Power Life. Grazie.